Da martedì 8 dicembre andrà in edicola in abbinamento alla voce il suo nuovo libro, Il Settimo. Ma questa volta ci ha stupito, niente saggi o romanzi, ma un libro per bambini di fiabe, Le favole dell'anima. Come le è venuta l'ispirazione? Beh, in primis ha stupito anche me, perché effettivamente non avrei mai pensato di scrivere un libro di favole. Io ho tre figli, ho una ragazza di 19 anni che si chiama Chiara Luna, poi ho Lorenzo che ha 8 anni e poi è arrivato Nicole che ha 4 anni. Io spesso li accompagno Lorenzo e Nicole a letto, hanno una libreria di tanti libri di favole, però qualche volta i bambini mi chiedono di inventare una favola. E non è facile verso le 9:30, qualche volta anche le 10 di sera, di inventare delle favole. E così magari io mi distendo anche vicino a loro, ci ho pensato anche, ci ho riflettuto come mai poi mi sono stupito anch'io, mi sono sorpreso che sono emerse queste favole, questi racconti che all'inizio partivano un po' strampalati, magari speravo che i bambini si addormentassero prima, e dopodiché, insomma, sono uscite delle favole anche carine, simpatiche, con contenuto, ecco. E quindi dopo la prima, la seconda, la terza, eccetera, eccetera, sono arrivate una quindicina, e poi un giorno mi è venuto come il grillo parlante, un'idea che effettivamente, come dicevo prima, non ci avevo mai pensato. E ho detto, perché è un libro di favole? E allora, insomma, sembrava quasi, anzi era un sogno, insomma, o una sfida, perché anche questo è il settimo libro, come accennavi Giulia, e di solito, ecco, non mi piace essere ripetitivo, quindi era anche una sfida verso me stesso, e dopo piano piano ha preso forma ed è arrivato all'8 dicembre che uscirà questo settimo libro. Nel suo romanzo, che abbiamo letto in anteprima, si parla tanto di magia. La magia non è solo quella dei maghi, ma ha un posto anche nelle favole, nei sogni. È un libro di fiabe magiche? Tutte le fiabe sono magiche, io sono convinto che la magia fa parte della vita e prima che parlavo di mia figlia Nicole, quando la osservo mi stupisce in continuazione e quindi mi sono sempre chiesto come mai i bambini sono magici, i bambini che da una pallina, da una macchinina si inventano sempre delle storie. E quindi tante volte non dico che il bambino diventa quasi un paradiso perduto, un paradiso che ci siamo dimenticati. E quindi secondo me il libro delle favole, anche simbolicamente le favole che inizia con C'era una volta, è come se effettivamente sembra quasi un filo conduttore, un filo d'Arianna che ci conduce in questo C'era una volta in territori che ci eravamo dimenticati dentro di noi. E quindi, secondo me, soprattutto in questo periodo anche storico difficile che stiamo vivendo, ma soprattutto ecco, l'uomo che secondo me l'uomo come essere umano sta diventando sempre più razionale, ci vuole sempre un pizzico di magia che poi l'associo alla creatività e per trovare anche soluzioni diverse per uscire dai problemi della vita di tutti i giorni. Quindi un pizzico di magia va bene ai bambini, però ecco anche agli adulti che tante volte ce ne siamo dimenticati. Le illustrazioni del suo libro sono state affidate ad un ragazzo speciale, Luca Ghisellini. Come l'ha incontrato? E soprattutto, cosa pensa di aver dato lei a Luca, ma anche cosa ha lasciato la curazione con Luca a lei? Allora, questo è merito di mia moglie, Paola Giovadinetti, che è una docente in arte presso il liceo artistico Bruno Munari di Castelmassa, e un anno aveva come studente questo ragazzo che si chiama Luca Ghisellini, e lei era rimasta colpita da questa sua creatività e soprattutto questo suo interesse per il disegno. E quindi me l'ha proposto e ho detto, beh, allora conosciamolo. L'ho conosciuto, mi ha fatto vedere dei suoi disegni, effettivamente molto belli, ma quello che mi ha colpito è che la maggior parte dei suoi disegni sono associati alla mitologia, al mito. Io da sempre, anche nei libri precedenti, è sempre stata una mia passione la mitologia. La mitologia, come anche psicologia, non dico dell'antichità, ma anche la mitologia può essere considerata un racconto di favole. Tante volte
questi dei, insomma, che ne combinano di tutti i colori. Però effettivamente c'è sempre un aspetto simbolico dentro ogni passaggio della mitologia. Quindi sembra quasi che sia stato un avvenimento sincronico, chiamiamola coincidenza, questo incontro con Luca. E quindi ci siamo conosciuti, siamo andati a cena a casa sua, e abita a Redere, di Poggiorusco, vicino al Mantovano. E quindi l'ho conosciuto, è un ragazzo molto introverso, però lui parla tramite il disegno, lui disegna dalla mattina alla sera. E gli ho proposto, ecco, di illustrare queste favole. Io ovviamente non ho dato assolutamente una scadenza, quando hai tempo disegnami. E qui così piano piano ha preso corpo questo progetto insieme. Poi anche la prima volta che ci siamo visti mi ha stupito che dopo, per salutarmi, mi ha abbracciato, insomma, ecco, quindi anche un gesto di affetto. Ecco, parlavo prima di stupore, quindi tante volte nella vita che ci stupiamo poco, dobbiamo stupirci anche di gesti anche semplici, come inaspettati, tra virgolette, anche come un abbraccio. Il libro è pieno di personaggi, non solo fantastici. Ce n'è uno che le piace di più degli altri? In copertina ci sono per esempio degli splendidi pinguini. Beh, tutte le favole sono come dei figliuoli, insomma, quindi a me piacciono tutte quante e mi hanno sempre strappato un sorriso, anche rileggendo, che dopo le favole sono divise in due parti, la prima c'è la favola e la seconda, la favola per esempio per i più piccoli, e poi c'è la parte della seconda che poi, non dico che c'è una morale, però c'è tipo una spiegazione, oppure si allarga il discorso anche a livello simbolico. Avevi accennato, Giulia, al pinguino, che è un pinguino freddolino, sembra appunto un paradosso, un pinguino che ha freddo, perché di solito i pinguini vivono nell'Antartide, quindi non dovrebbero avere freddo. Ovviamente non vi dico, non svelo il finale della favola, ma poi ci sono tanti personaggi. Adesso c'è una fiaba che mi è particolarmente simpatica, che è lo zoo impazzito, questi animali che non fanno gli animali, nel senso che il leone a un certo punto si sveglia e vuole fare l'orso, oppure la giraffa vuole fare la gazzella, insomma vogliono snaturare la loro natura, insomma. E, oppure la zebra, mi faceva sorridere questa zebra che con le strisce bianco-nere, che invece lei si sentiva interista, insomma. Ecco, però dopo è andata in psicologia, è andata dallo psicologo. E poi c'è per esempio Lorenzo, mio figlio Lorenzo, cioè piace molto una bambina felice. Ecco, e quindi ci sono tanti personaggi che mi fanno sorridere, insomma, quindi sono tutti simpatici e carini, insomma. Quindi, insomma, mi piacciono tutte queste favole, sì. Un libro di favole come il suo è indicato solo per i bambini o può essere di ispirazione e riflessione anche per gli adulti? Come accennavo prima, è un libro per tutti. Spero, insomma, che lo acquistano tante persone, perché oltre per i bambini, come dicevo prima, anche per il papà, la mamma, i nonni, quasi per recuperare uno spazio, insomma, uno spazio. Io penso che un po' tutti ci ricordiamo di quando i nostri genitori magari ci raccontavano una storia, oppure i nonni soprattutto, come magari quando i genitori erano impegnati al lavoro. Però ce lo ricordiamo sempre con tanta tenerezza, ecco. Quindi, a parte la favola, però il racconto, l'ascolto, essere lì in silenzio, e secondo me è un momento molto, molto importante per recuperare anche un aspetto di affettivo e di intimità con i propri familiari, insomma. Quindi sia per grandi che anche per piccini. Le favole, come racconta nella prefazione, sono figlie di quelle che lei ha inventato la sera per addormentare i suoi figli. Ecco, i suoi figli le hanno lette una volta scritte? E cosa le hanno detto? Insomma, Nicole non mi dà mai soddisfazioni e dice sempre che sono brutte. Quindi, anche se il libro è dedicato a lei, quindi
la prefazione appunto per mia figlia Nicole, perché lo scorso, cioè diciamo il penultimo libro, Essere eroi, l'avevo dedicato, in copertina c'era mio figlio Lorenzo, quindi per par condicio ho detto adesso devo fare un libro dedicato a mia figlia, lei non mi dà soddisfazione. E Lorenzo invece ride, quindi tante volte, ecco, quando mi ricordo quando gli raccontavo queste fiabe si addormentava col sorriso, quindi probabilmente faceva anche dei bei sogni, insomma. E anche a lui piace, come ho detto prima, la bambina felice, insomma, però insomma dice che tra virgolette sono stato bravo a inventarmi, insomma, arrampicarmi un po' sugli specchi e a partorire, insomma, queste storie simpatiche. A chi regalerebbe il suo libro a Natale? Bella domanda. Alle persone che vogliono ancora farsi stupire, perché lo stupore, la meraviglia, la sorpresa, tante volte non sappiamo più, ci siamo, come dicevo prima, ci siamo dimenticati. Quindi forse le persone anche un po' più razionali, che magari hanno dimenticato, oppure si sentono in questo vortice di questa corsa, siamo delle macchine che andiamo a 300 all'ora, abbiamo impegni dalla mattina alla sera, quindi ricreare un piccolo spazio creativo, un piccolo spazio di fantasia, come dicevo, di immaginazione, di creatività, sia un momento importante per salvarci anche. Tante volte anche dai sondaggi, io mi occupo di medicina psicosomatica dagli anni 90, quindi sono qua un po' di anni, mi sono accorto che le persone che non hanno fantasia, oppure anche durante le stesse sedute di psicoterapia, quando chiedo se il paziente fa qualcosa di creativo, noto che chi fa qualcosa di creativo ha più una via d'uscita per uscire dal disagio, chi invece non fa niente o praticamente non ha mai avuto un lato creativo, noto che ha molta più difficoltà a uscire dai disagi della vita, insomma. Quindi la creatività è quello zoom quasi di una macchina fotografica per allargare il campo verso la vita, ma soprattutto anche verso noi stessi, far uscire lati nuovi, come anche questo lato nuovo che inaspettato, che mi ha stupito di inventare queste favole. Spero che in tutti e tutti si stupiscono di far uscire lati nuovi del proprio carattere, della propria personalità, che sono dentro di noi, ma tante volte ce ne dimentichiamo. Complimenti, dottore, grazie. Grazie a voi, grazie Giulia, grazie.